Il resoconto di questo pomeriggio dell'unità di crisi regionale, dati incoraggianti, quelli diffusi e commentati dal presidente Marsiglio, ma per tutti i particolari abbiamo in collegamento Antonella Micolitti, che saluto. Buonasera Antonella. Buonasera Paolo, buonasera ai telespettatori del TG8. Diego Martelli ed io siamo proprio fuori dall'assessorato regionale alla sanità, dove oggi è tornata a riunirsi l'unità di crisi. Ebbene, l'Italia e l'Abruzzo riaprono il 26 aprile. Il presidente Marsiglio ha detto che la nostra regione ha dei dati da regione, gialle, scusate la ripetizione, da 5 settimane. Sostanzialmente c'è stata la conferenza stampa di Draghi, punto per punto. La potete trovare sul nostro sito, come l'intervista al presidente della regione Marsiglio che tra poco ascolteremo. Dal 26 aprile dunque riapriranno bar e ristoranti, soprattutto quelli all'aperto, non solo a pranzo ma anche a cena. Tuttavia permane il coprifuoco permane il coprifuoco appunto dalle 22. E poi ancora dal 15 maggio, ok, a spiagge e piscine scoperte. Qui parliamo naturalmente di notizie dalla nazionale. Dal 1° giugno le palestre e poi un pass per andare tra regioni di colori diverse, mentre sono consentiti gli spostamenti tra regioni gialle. Lo hai detto tu, Paolo, il presidente Marsiglio ha parlato di dati incoraggianti, tanto che la metà dei 40 comuni e pass in zona rossa sono usciti dalla zona rossa. Qualche altro comune, per la verità, vi è entrato. Ma dopo 5 mesi, un'altra notizia importante è che in Abruzzo gli attualmente positivi al Covid-19 tornano sotto la quota dei 10.000. Marsiglio ha parlato dunque dell'andamento epidemiologico, delle varie riaperture e anche e soprattutto dei vaccini. A questo punto direi di agevolare l'intervista al Presidente della Regione, che alla fine della riunione all'Assessorato regionale alla Sanità ci ha detto quanto segue. Ascoltiamo. Presidente, alla luce della riapertura del 26 aprile, a quanto pare, cosa è stato deciso? Noi oggi abbiamo dovuto esaminare, come facciamo tutte le settimane, la condizione epidemiologica dell'Abruzzo, registriamo dati di miglioramento sostanziale, tranne l'indice RT, che però è un indice che su numeri inferiori ha una variabilità che ho già descritto in altre occasioni. Comunque oggi siamo a 0,92 nella media nazionale, il numero dei contagiati è diminuito, non di molto, ma anche questa settimana è in diminuzione. Rispetto a un mese fa abbiamo la metà dei contagiati in tutta la settimana, abbiamo la provincia di Pescara che sta, potremmo definire, quasi in zona bianca, fa 66 di incidenza, Teramo, L'Aquila stanno intorno a 100-110. La provincia dell'Aquila, che è quella che desta più preoccupazioni, comunque ha un'incidenza in discesa, è poco superiore a 200, era più ampia, era più alta nella scorsa settimana, quindi vuol dire che le zone rosse che sono state decise la scorsa settimana hanno avuto un effetto di contenimento, tant'è che abbiamo registrato anche la possibilità di diminuirne il numero. Sono circa la metà questa settimana i comuni che resteranno in zona rossa, compreso i principali Avezzano e Magliano, però c'è comunque appunto un primo segnale importante anche di contenimento nella provincia dell'Aquila, che speriamo di poter consolidare nella prossima settimana. Io accolgo con favore finalmente la possibilità, almeno dal 26, di poter riaprire. L'anno scorso si riaprì più o meno nelle stesse date e dimostrammo comunque che quelle riaperture erano sostenibili, anche perché pur senza vaccino è bastato la bella stagione per cominciare ad abbattere la circolazione del virus e la sua contagiosità. Quest'anno con il vaccino è chiaro che nelle prossime settimane la percentuale di persone vaccinate ovviamente continuerà a salire, e questo aiuterà a tenere sotto controllo il fenomeno. È la speranza di tutti e stiamo lavorando ovviamente per questo. Presidente, qual è? I vaccini ci sono, ho invitato le ASL a fare una programmazione puntuale, opportuna, previdente, proprio per evitare di ritrovarsi in situazioni come quelle che hanno caratterizzato
l'ASL dell'Aquila questa settimana di scarsità di vaccinazioni dovute al fatto che si era concentrata praticamente esclusivamente sugli ultraottantenni e in assenza di vaccini Pfizer si è dovuta sostanzialmente fermare pur avendo quelli AstraZeneca in frigorifero. Quindi noi peraltro sui vaccini da lunedì inizia la vaccinazione di quelli che si sono prenotati tra i 70 e i 79 anni e apriremo le prenotazioni, stiamo solo attendendo che dal MEF, dalla Sogeci arrivino i codici fiscali, insomma le questioni tecniche per rendere la piattaforma agibile e se appunto salvo contrattempi che non dipendono da noi, noi siamo pronti già da lunedì ad aprire la piattaforma anche per i sessantenni, quindi 60-69 anni. Così dunque il presidente Marsiglio. Ora i dati del bollettino sulla diffusione del Covid nella nostra regione. Per questo, per i dettagli, torno di nuovo da Antonella Micolitti. Sì, come hai sentito Paolo, insomma si dice ottimista il presidente della regione, visto che anche in provincia dell'Aquila, la provincia che preoccupava di più i casi di Covid, sono in calo. Ora vado a leggervi i dati forniti per oggi dalla regione Abruzzo per questo 16 aprile. Rispetto a ieri si registrano nella nostra regione 210 nuovi casi di età compresa tra 2 e 84 anni. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 44. Veniamo al bilancio dei pazienti deceduti, 17 nuovi casi e sale a 2315 il totale dei casi e rispetto a quello odierno 9 sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalla ASL. Più 526 sono invece i dimessi e i guariti per un totale di 56.737. Gli attualmente positivi in Abruzzo, lo dicevamo prima, sono calati di 10.000 unità, esattamente dopo mesi 9.896, il totale dei tamponi antigenici e dei tamponi molecolari eseguiti oggi sono all'incirca 7.000, il tasso di positività è pari al 3%. Veniamo alla pressione sugli ospedali, 525 pazienti, meno 12 rispetto a ieri ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 57 più 1 rispetto a ieri con 4 nuovi ricoveri in terapia intensiva, 9.314 meno 325 rispetto a ieri in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte della ASL. Del totale dei casi positivi 17.129 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila con un più 54 rispetto a ieri, 17.627 in provincia di Chieti più 43, 17.577 in provincia di Pescara più 48 rispetto a ieri, 15.879 in provincia di Teramo più 63 rispetto a ieri, 546 fuori regione. Questi in sintesi i dati forniti dall'assessorato regionale alla sanità sul Covid nella nostra regione in Abruzzo, ma ciò che occorre sottolineare è appunto un trend che speriamo possa proseguire così, Paolo, in diminuzione dei casi, ma Marsiglio ha detto senza mai abbassare la guardia, solo così si potrà riaprire gradualmente e in tutta sicurezza. Se non hai domande da studio, io ti restituirei la linea augurando a te e ai telespettatori della TG8 una buona serata con Diego Martelli ed io.